perché per tante cose, perché Paolo disse ci hanno nato il nuovo e io col ditino no, il vecchio non capisci niente, sei oramai rimbambito, voglia. E lui chiama la polizia, e quindi alla fine con chi ce l'eremo? Andremo da soli, non abbiamo altra scelta. Perché la sicurezza è questa, che nel proprio Parlamento non ci saremo. Vabbè, tanto vale allora rappresentarci, però, questa è la sicurezza. No. Vedi, tu sei in giovincello, anche se c'è la sicurezza della barba, tanto per dire sono maschio. Non ho di questi problemi, non ti preoccupare. No, nessuno ha bisogno di affermare la verità. Ma dall'esterno uno... Carino. C'è invece una vedova radicale di Padova che una roba del genere si porta al portacenere in una tabaccheria, tabacchiera. È comodo. Non è vero. Mi pare che sia la vedova di Vesce, una roba del genere. Che zia Vesce, che dico sempre, non gliel'ho detto a loro per delicatezza, che loro dovrebbero nell'entrata della loro casa a Padova mettere una bella statua di San Giacinto e sottoscrivere in caratteri cubitali d'oro non dorati per grazia ricevuta. Bocca mia tersi, va. Buono, buono. E quindi scusa Nicolino, tu ieri te la sei ascoltata la relazione di Mario, di Michele, giusto per avere una tua idea da militante. Sono arrivato per fortuna. Che relazione. Sei un militante storico, quindi puoi dire, ne hai viste tante. Ma io ho notato che Mario, praticamente, lui la prima volta ha fatto una pericoloso, scusa, la stampa pubblica, la stampa, che già un amico loro ha passato una brutta esperienza, ma io sto facendo la, come si dice, la cronaca in diretta, la cronaca libera, ecco. La cronaca libera, sì. No, lui, una sola relazione ha fatto Mario, la prima, e dopo le altre tutte le stesse ha solo messo, capito? No, questa volta è veramente dura, non c'è contenuti politici, zero. No, io ne parlavo pure ieri, apatico, basta, una sola parola, apatico. Ma io dico che il nostro Maiuta ama circondarsi dal e signore. E poi c'è il ragioniere, ha la relazione di ragioneria. No, chi la problema c'è? Io non contesto il contenuto, perché ci mancherebbe, c'è il contenuto, si tratta di contestare il contenuto. Se tu mi dici che ci sono 150 iscritti in meno, mi devi dare il dato politico, mi devi dire scusa, perché ci sono 150 iscritti in meno, secondo la sua. No, le cose che fate Lucia sono, diciamo, buone, diciamo, da studioso. Aspetti, dipende. Vabbè, a tavola, questo è un liberi a colazione. Comunicarla tutta con tutti quei dati. No, è passaggista, lui scrive. No, semplicemente critico la patria. È giusto, è giusto avere le proprie idee, ma poi così, secondo me, stai interpretando il pensiero di molti. I giochi delle elezioni, si decide cosa quindi non è sbaglio. Congresso in lungo. Se non c'è stato, nemmeno un accenno. Scusa, ma quello non è un dato politico. Come no? Non c'è stato. Cazzo, se è un dato politico quello là. Non c'è stato un accenno su Roma. Guarda, ma più sul passato, io mi aspettavo. Che poi lì, negli ultimi mesi, si è puntato tutto su quell'iniziativa là. Fallita. Fallita, assolutamente. Però voglio dire, se un mese fa Emma ha detto ci candidiamo ad essere l'alternativa e. Sono 40 anni! Roberto, questo sta riprendendo, vabbè, io... No, ma come si dice? Sono perfino stufo di sentirmi dire che sono alternativo. Sì, diplomatico. Ragazzi, io secondo me invece tutto quello che state dicendo non sarà usato contro di voi, ma potrebbe essere usato per voi, perché molti pensano quello che pensate voi ma non lo dicono. Ok. Come tutte le cose. Ah, questo sicuramente. Ma io non... Cioè, che registra che problema c'è. Ah, vedete, detto tra di me, no? Sì. Staverina è apparsa una vignetta bellissima. Detto tra di me. Ah, lì alla postazione nostra ci sono. E non... sì, c'è una vignetta. E spentirò tutto quello che ve l'ho detto.
Bella. C'è quello lì che hai scritto tu. Sì. Ah, sì, aspetta, aspetta, voglio sentire che dice Nicolino, che dice Nicolino. Io smentirò. Tra il partito radicale e il partito vaticanesco non c'è differenza. No. Non c'è differenza. Ah, okay. Voi sapete la moneta, no? Mm-hmm. La moneta. Da una parte c'è una faccia e dall'altra c'è un'altra faccia. Ebbene, se noi prendiamo la moneta, così come parabola, da una parte c'è il Vaticano con i suoi dogmi e dall'altra c'è il Partito Radicale con i suoi antidogmi. Ma se tu, come in matematica, no? 1 più 1 fa 2 o 1 meno 1, se levi l'anti resta il dogma. Dogma da una parte, dogma dall'altra, noi non siamo democratici, siamo per il tutto o nulla. Noi non siamo per il 47%, noi siamo per il 99,9%, per quello siamo sempre in aspettativa. Aspettate che veniamo noi, altro che Grillo. Ora si spiega. Grillo, secondo me non fa rapire questa cosa. Grillo manda le veline ai giornali. Questo rende un'analisi da incorniciare, proprio ci da fare un video apposta. E poi glielo facciamo l'intervista. Facciamo. Grillo ha mandato, giustamente, una bella apprendista, ha mandato la velina a tutti i giornali. Voi quando parlate lì dovete usare questo, no? È come che il Papa, cioè la Segreteria di Stato, dicesse a tutti i giornali: guardate che quando uno viene eletto Papa gli si chiede quomo do visto, acceptasne, dopo aver detto acceptasne lezione te facta canonice, gli si chiede quomo do vis vocari. E cosa vuol dire in linguaggio? Diciamo latino. Terreno. Latino professionale. Et mondano. Vuol dire come vuoi chiamarti da questo momento in poi. E dice il nome. Quindi dire Papa Ratzinger è una bestemmia, perché non è più Papa Ratzinger, è Benedetto XVI. Lo si vuole o no? Ma se nemmeno la segreteria della santità di nostro Signore il Papa manda la velina ai giornali di dire non potete chiamare a Papa Ratzinger, che è... non è più, ma dovete chiamare, non, cioè con Giovanni XXIII hanno levato la santità di nostro Signore, ci inginocchiamo, la sacra pantofola del ginocchio, perché prima c'era tutta una gerarchia. Il più lontano poteva baciare la pantofola. Si inginocchia. Il lontano più lontano non poteva nemmeno avvicinarsi alla sacra pantofola. Quello che era in un gradino di più baciava la sacra pantofola e il ginocchio. Quello che era in un gradino in più era... Se era... Allora, baciava la sacra pantofola, il ginocchio e sfiorava la mano. Sfiorava. Poi c'era quello invece tipo il cardinale, non scomunicato, che baciava soltanto la mano. Voglio sapere, questo è il nuovo Ordo Erectionum, non lo ha eliminato, al conclave possono partecipare anche i cardinali scomunicati. Quando Paolo VI fece la... adesso non mi viene in mente, no? Fece la modifica di come eleggere il Papa, octagesima adveniens, cioè avvicinandosi all'ottantesimo anno, che eliminava i super ottantenni cardinali dall'entrare in conclave e quindi dal beneficio di eleggere il pontefice. Ottaviani disse: avrei preferito che mi scomunicasse, perché da cardinale scomunicato posso entrare in conclave. Ma anche un altro, non solo Ottaviani, anche Tisserand si arrabbiò, ne torno ad Avignon. Ma adesso anche lì il Papa deve mettersi d'accordo, perché adesso sono gli ultra ottantenni e gli ottantenni. A un certo punto gli ultra ottantenni supereranno gli ottantenni. E come si fa?
torneremo ad una decisione ad Occidente, forse sì. Ah, sapete che ci sono gli antipapi? Dicine almeno uno. 6-7 ci sono. Vari si chiamano Pietro II. Uno dice di essere stato eletto da... perché ha visto Gesù Cristo subito dopo la morte di Paolo VI. Ma io ho un amico canonico di San Pietro che mi onora della sua amicizia. Adesso mi ha promesso che mi vede di gli anelli. Ha conosciuto il mio coniuge. Ha detto, vediamo tante porcherie da questa altezza, anche dentro di noi. E poi mi fa, io so chi è lei, non avevo mai detto, sono friulano, ma anche se lei è lontano da me, io sono lontano da lei, lavoriamo nella stessa... parrocchia? No. Nella stessa condizione, no? Ah. Io faccio quello che posso. Monsignore, oh, non mi chiami Monsignore. Allora un giorno che era una riunione qui, a Roma, non so che riunione era, un partito legale, allora sono andato a trovarlo, era giugno. Beh, lo so, che abbiamo preso le grappa perché friularo come me, mi disse andiamo sopra e vi faccio vedere un po' il panorama. Arrivati sopra dice, oh, vede, in Friulano, qui possiamo parlare senza essere ascoltati. Ah, sa, alle volte i muri hanno le orecchie. Poi dopo aver cioccolato di qua, di là, di destra, di sinistra, beh, ritorniamo, componiamoci che ci ascoltano. Mi cacchiamo. Allora poi mi ha spiegato perché lui è soltanto canonico, cioè protonotario apostolico. Dice, mi avevano anche detto di scegliere qualche diocesi o qualche titolo. No. Da vescovo a 75 anni mi avrebbero fatto sloggiare, invece come canonico sono ad vitam. Perché c'ha l'appartamento nella sacrestia, no? Mi crescevo l'uomo, non per niente friulano. E con questo gli ho detto tutto. Oh, di quella roba registrata smentisco tutto perché non ho detto niente, sono stato zitto e muto. Viva il mio maieuta magno, ma mio maieuta, mio magno maieuta Marco. No, ma noi siamo destinati a essere nulla. O tutto, o totus, o nichilo. Anche Pannella è sempre stato per i matrimoni, è sempre stato per i matrimoni, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di su, andiamo in giù. Lui non si rende conto che noi siamo unici e l'unicità è una ricchezza. È già una ricchezza avere un partito che nasce e muore nello stesso anno, per cui non c'è anzianità nell'adesione, perché tutti siamo, nasciamo e moriamo nello stesso anno. Teoricamente. In pratica non teoricamente. Perché se tu non smorsi, qui siamo peggio degli ebrei. Io poi vi daranno dell'antisemita. Se tu non paghi, qui altro che Roma, altro che curia vaticanesca, che razzolano il denaro. Razzolano. Qualche piccola anomalia ci sta, no? Ci sta. Razzolano, ma la grave anomalia è che nessuno si è fatto la villa ai propri. Nessuno, anzi, mi sa che qualcuno ci ha messo anche la proprietà del padre, della madre, del nonno, del bisnonno, di quelli là. Poi c'è la bidella del Senato che fa mia mamma, mi diceva, stai buona, brava, poi mi ha comperato casa a Roma. A parte, sì, non la volevano più, Abramo.
E cosa farà il prossimo anno che sarà disoccupato? Qual è la gravità? No, in Europa non la pensione ce l'hanno. Ma non è quello il problema. Ha un'audizione, Pannella, che gli chiedevano, no? Il presidente Nino, allora il registratore, no? Fa, onorevole, allora lui rivolgendosi al presidente, non so chi era il solito, pensionato, ma pensionato dell'ordine dei giornalisti. Allora il presidente si è permesso, si è pensato di dire, ma se voi radicale siete contrari all'ordine dei giornalisti, pensionato dell'ordine dei giornalisti, scriva Marco Pannella Giacinto, pensionato dell'ordine dei giornalisti. No, gli scatolettisti. Sono dei principianti rispetto a noi. Abbiamo non 4-3 carte, abbiamo 37 carte. Non vuoi essere radicale? Nessuno tocchi caino. Non vuoi essere nessuno tocchi caino? Comunque cosciuto. Non vuoi essere quello? Ti rifarmi una trova. Non vuoi essere quello? Dici frutta. Questa è la bellezza. Questa è la bellezza. E poi c'è sempre il trasnazionale. Oh, quello, quello è Visnù. L'intoccabile. Non si sa chi sono i componenti. È una specie di setta segreta. Massoneria. Hanno imparato da noi. Oh, hanno imparato da noi. Voi sapete quando... come costituito il transnazionale, il transpartito, translato. In che senso come? Io so che è una sigla, puoi fare tu l'associazione, non so, di tre bisacce del transnazionale, no? Oh. Il transnazionale, no? Cioè, tu puoi parlare a nome della lista Pannella? No. Esiste soltanto l'organo, l'organo della lista Marco Pannella, l'organo, e poi il corpo dov'è? Se non c'è l'organo, c'è l'organo senza il corpo. Beh, adesso basta, chiudi, metti la parola fine della prima puntata.